Buongiorno a tutti da lasciolamanica.com. Oggi andiamo a vedere un nuovo mazzo di carte che abbiamo inserito in vendita nel nostro store di articoli magici online. Abbiamo le carte Visa, il modello blu e il modello rosso. Ora abbiamo aperto il rosso giusto per mostrarvi un attimino le grafiche interne, diciamo, delle carte. Partendo dall'astuccio, si nota subito che queste carte sono innanzitutto costruite dalla United States Playing Card Company, la solita, made in USA. Abbiamo due designer, per l'esattezza Patrick Kahn e Alex Pandrea, dunque vecchie conoscenze che ci hanno anche lasciato un piccolo autografo ai due lati dell'astuccio. Come anche, aprendo l'astuccio, si può notare sulle linguette vi siano appunto le iniziali dei due autori. Del resto, andiamo a vedere un attimino le carte. Abbiamo sui Joker la V di Visa, che girata viene anche, vedete, c'è questa possibilità da una parte e dall'altra con la stessa grafica della copertina. Questi due Joker, un asso di picche bello visibile che riprende poi quello che è il tema del mazzo, questi piccole ghirigore forma di nuvola molto particolari che poi vi mostrerò anche sul retro della carta, che poi sono gli stessi appunto presenti sull'astuccio. Molto bello, mi piace parecchio, diciamo, il dorato in generale. Il resto delle carte, allora, sono piuttosto standard sia per quanto riguarda appunto disposizione, grandezza dei semi, e si differenziano un po' sulle figure che utilizzano, e a me piace parecchio questo accostamento di colori, il nero, il dorato e il rosso in questa maniera. Del resto effettivamente piuttosto standard, per cui non ve le vado neanche a mostrare tutte. La cosa particolare sul finale è che abbiamo due carte un po' inusuali, diciamo, per i mazzi di carte standard. Una duplicato di un 2 di cuori. Un duplicato può sempre servire, è una cosa, diciamo, utile in alcuni effetti, anche perché uno più delle volte non se l'aspetta, e una doppio dorso che però ha i due colori rosso e blu. Così ci facciamo anche un'idea del colore del mazzo blu, che è questo, anche questo molto carina. Mi piace più il dorato sul rosso, però anche l'argentato sul blu è molto bello. Eccolo qua, questo, come abbiamo detto, è il dorso delle carte, e anche in questo caso ci sarebbe parecchio da dire, perché a seconda dei gusti, a me sinceramente questo tipo di riflesso dorato piace assai. Dunque, trovate link in descrizione per andarvele ad acquistare, carte Visa rosse e blu. Anche adesso, gli ultimi secondi di video, troverete qua sotto il link per andare ad acquistarle direttamente dal mio sito lasciolamanica.com. Trovate qui sotto il link per iscrivervi al mio canale YouTube e quindi essere sempre aggiornati su ogni novità che è in vendita sul mio store. Qua trovate anche le recensioni delle rimanenti carte. E qua mettiamo qualcosina a sorpresa, vediamo un po' cosa ci gira. Ragazzi, questo è tutto, per cui vi saluto, vi ringrazio e alla prossima.